Tales of Arise, il nuovo capitolo dell'amata serie JRPG sviluppata e distribuita da Bandai Namco, è finalmente disponibile. Dopo una bramata attesa, abbiamo potuto mettere le mani su questo gioco e abbiamo davvero tante cose di cui parlarvi. Si tratta sicuramente di un punto di svolta per la serie, e i numerosi miglioramenti sono ben visibili. Su alcuni punti si sarebbe potuto usare ancora di più, ma nulla che impatti negativamente sull'esperienza di gioco. Vediamo quindi se confermare o smentire i nostri 6 motivi relativi all'acquisto. Vi ricordiamo che Tales of Arise è disponibile dal 10 settembre per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series XS. In descrizione trovate anche il link che vi porta sul nostro sito videogiocoitalia.it per leggere questa recensione in formato scritto. Buona visione! Rena e Dana sono due poli opposti, la prima sembra essere destinata a portare solo atroce distruzione. I Renani infatti hanno invaso Dana, riducendo questo pianeta a un cumulo di macerie, morte e schiavitù. Per ben 300 anni i Daniani hanno vissuto patendo la fame, circondandosi di dolore, sudore, sangue e rassegnazione. Nessuno si sarebbe mai opposto, nessuno avrebbe avuto mai la forza di reagire. La quotidianità dei regni era serrata in una gabbia che incatenava gli schiavi nelle loro case. Altri paesaggi o mondi sembravano essere delle vere storie permeate da miti a cui difficilmente credere. Tutto ciò è rimasto invariato per secoli, fino a quando Alfen ha incontrato Shion. I due protagonisti potrebbero sembrare i classici e scontati prescelti, ma c'è molto di più. La storia di Tales of Arise è una palette dalle incredibili e innumerevoli sfumature. Nulla è bianco o nero, per quanto il comparto narrativo non sia estremamente originale. Si tratta sicuramente di una storia di riscatto, che molto spesso non ha peli sulla lingua e vuole mettere a nudo i personaggi con estrema genuinità. Amicizia, famiglia, lealtà, rabbia, i valori presenti in Tales of Arise sanno come coinvolgere il giocatore. Bandai Namco ci è riuscita fin dall'inizio, senza incappare in un inizio lento o poco coinvolgente. Abbiamo diverse considerazioni da fare anche sul comparto narrativo. Il modo in cui si plasmano e fondono le vicende dei protagonisti è davvero scorrevole. I dialoghi coinvolgono innumerevoli sfaccettature ed emozioni, in modo da essere straordinariamente vivi. Ciò non influisce esclusivamente sulla trama principale, ma anche su ogni singola vignetta opzionale. Durante l'esplorazione, infatti, potrete spesso incappare in conversazioni aggiuntive. Quest'ultime si sono rivelate molto piacevoli e anzi, spesso sono molto utili per avere un quadro completo dei personaggi e della storia. Si tratta di vignette animate, alternate da vere e proprie sequenze ricche di dettagli. Abbiamo molto apprezzato anche il lip-sync in alcuni momenti, con una sincronizzazione in lingua giapponese davvero convincente. Il gameplay di Tales of Arise è pressoché fedele ai GDR. Oltre al completamento della trama principale e alle numerose missioni secondarie, il giocatore ha a disposizione molte attività da poter provare. Si passa dalla semplice pesca al vero e proprio farming di materiali. Tutti i pezzi raccolti permettono di forgiare armi o di creare accessori e migliorarli. Avrete perfino accesso a un piccolo ranch, che vi servirà per procurarvi deliziosi ingredienti. Qui viene il bello, spesso vi imbatterete in diversi falò. Questi ultimi non solo vi permetteranno di recuperare le statistiche vitali, ma anche di cucinare gustosi manicaretti che vi potenzieranno momentaneamente. Questo è un momento molto importante per il gioco, in quanto avrete modo di avviare conversazioni che rafforzeranno il legame tra i personaggi. Attraverso i campeggi avrete accesso anche a tutti i ricordi sbloccati, potrete quindi rivivere i vari dialoghi precedenti o recuperare quelli accidentalmente saltati. Anche i titoli, o meglio emblemi, giocano un ruolo essenziale, in quanto offrono una grande scelta di abilità per ogni personaggio. Per sbloccarle tuttavia dovrete spendere punti PA, ottenibili semplicemente man mano che giocherete. Ad arricchire questa esperienza però sono i dolcissimi gufi presenti nei regni, trovarli vi permetterà non solo di ottenere skin graziosissime, ma anche di beneficiare di ottime ricompense. Riguardo le skin vogliamo solo mettervi in guardia che alcune potrebbero riempire o offuscare completamente la visuale. La fase esplorativa è altrettanto coinvolgente, sebbene ci siano limitazioni si tratta comunque di mappe aperte. Il completamento della storia richiede circa 40 ore, sommando quindi le missioni secondarie, il farming e tutte le altre attività si possono raggiungere o superare le 60 ore. Insomma è un titolo che riuscirà a intrattenervi per un bel po' e lo farà senza mai annoiarvi. Il combattimento di Tales of Arise è un tributo al divertimento. Meglio ancora, vi stiamo parlando del vero punto di forza dell'intero gioco. Avrete infatti accesso a diverse abilità, combo e veri e propri attacchi boost di gruppo che recheranno danni impressionanti.
Tutto ciò che dovrete fare sarà scagliare fendenti letali mentre il gruppo vi supporterà. Ogni personaggio ha abilità specifiche. Shion, ad esempio, attaccherà da lontano con armi da fuoco. Al momento opportuno potrete invocare il suo attacco speciale, così come quello dei vostri amici. Sarete anche liberi di cambiare personaggio in pieno combattimento, in modo da sperimentare diverse tecniche senza mai annoiarvi. Infine, il combat system non è particolarmente competitivo, ma riesce a farsi apprezzare. I boss hanno infatti dei pattern d'attacco a cui prestare attenzione, e man mano che aumentate la difficoltà, la sfida si farà più intensa. I nemici hanno anche dei punti deboli su cui concentrarvi. Bisogna tuttavia prestare attenzione ai BA, punti che consentono di utilizzare le arti magiche e che rischiano di esaurirsi troppo velocemente. Le arti curative invece sono legate ai PC, ricaricabili riposando o consumando gelatine. Si tratta di una sfaccettatura molto importante, perché potreste ritrovarvi senza cure. Un altro piccolo elemento che potrebbe tediare il giocatore è la necessità di doversi avvicinare al nemico per avviare il combattimento. Si tratta di una meccanica piuttosto classica, che potrebbe impedire qualsiasi tipo di dinamica stealth, ma nulla di particolarmente impattante. Nel complesso, il combat system è il vero fiore all'occhiello di questo nuovo capitolo, e lo abbiamo trovato estremamente gratificante e piacevole. Il comparto grafico si è rivelato davvero piacevole e ben realizzato. Ogni regno è caratterizzato da una palette di colori ben scelta, attribuendo un'identità unica che stimola l'esplorazione. Un nuovo shader grafico contribuisce a rendere i mondi più realistici, tinte di sfumature acquerello che si distinguono da molti altri giochi. Nulla di troppo sconvolgente, Bandai Namco avrebbe potuto osare ancora di più sotto alcuni aspetti, ma nel complesso il risultato è più che soddisfacente. Lo stesso discorso vale per i modelli poligonali e l'espressività dei personaggi, partendo dagli sguardi alle movenze del corpo. Tutto si lega molto bene e funziona in modo convincente. Le nostre lodi vanno anche alle animazioni. Distinguere il gioco da un anime è stato davvero difficile a volte, e ciò ci ha permesso di immergerci in questa avventura come se fossimo noi gli eroi. A contribuire egregiamente è stato anche il doppiaggio in lingua giapponese. Potrete selezionare anche l'audio in inglese e usufruire della localizzazione in italiano, anche se i sottotitoli si sono rivelati leggermente imprecisi in alcuni punti. Per quanto riguarda l'aspetto prettamente tecnico invece, il gioco è sempre stato fluido, perfino nei momenti più concitati. Abbiamo provato Tales of Arise su PC, e tranne per alcuni piccoli cali di frame, non abbiamo mai notato problemi. Infine, non poteva mancare una menzione speciale al comparto musicale, splendidamente realizzato da Motoi Sakuraba. Con testi e ambientazioni specifiche si fondono con le note avvincenti della speranza o con una malinconica orchestra che ricorda i dolori del passato. Insomma, è un'esperienza che si fa vivere con grande spontaneità e che riesce perfino a emozionare innumerevoli volte. Tales of Arise è il punto di svolta della serie, una nuova strada che si fonda sulle basi solide dei Tales of, ma che tuttavia mostra nuove sfumature che possono convincere ulteriormente. Bandai Namco ha scelto di migliorare alcuni aspetti e di lasciarne altri intatti. Sebbene si tratti del 17° capitolo, questa è la dimostrazione che una serie può cambiare e migliorare dopo tanti anni. La trama non è estremamente originale, ma i personaggi sono ben caratterizzati ed è difficile non empatizzare con loro. Al tempo stesso, l'esperienza di gioco è arricchita da un ottimo sistema di combattimento, così come da un buon comparto tecnico a supportarlo. Un altro punto a suo favore è la possibilità di giocare questo capitolo nonostante non si abbia mai giocato un Tales of. Consigliamo questo titolo agli amanti del genere, ma anche ai neofiti. Alcune dinamiche potrebbero sorprendervi e farvi finalmente cambiare idea sui GDR. Tales of Arise è stata una boccata d'aria fresca in quest'anno videoludico e siamo immensamente felici di vedere quanti giocatori possano ancora essere sorpresi. Purtroppo il video giunge al termine, noi vi ricordiamo di mettere un like se vi è piaciuto, di commentare facendoci sapere la vostra opinione su Tales of Arise, di condividere e soprattutto di iscrivervi con la campanella delle notifiche attiva. Un saluto e alla prossima!